finalmente, ragazzi, vi posso mostrare il mio primissimo vero allenamento drift. È incredibile notare in questo video quanto una sola giornata di allenamento con i ragazzi della Gallo Drifting School abbia modificato e migliorato la mia guida. Vi dico la verità, ero molto agitato per diversi motivi: perché volevo dimostrare a me stesso di essere capace, perché non volevo sembrare un impedito agli occhi degli altri e comunque ero semplicemente emozionato perché finalmente facevo parte di quello che sognavo da tempo. Ciao carissimi e benvenuti in questo nuovo video, bentornati nella serie Becoming a Drifter. Oggi siamo di nuovo a Castelletto di Branduzzo, fa freddissimo, ci sono 3 gradi, ma ci sono già gli irrigatori accesi perché oggi faremo una lezione con la Gallo Drifting School nel piazzale di Castelletto. Innanzitutto voglio ringraziare il nostro sponsor di questa serie, che è come sempre BF Simulator. Trovate in descrizione il link per il suo sito, potete acquistare i suoi simulatori, che sono praticamente gli stessi che utilizzo io per allenarmi. Andiamo a fare il briefing iniziale e poi mettiamoci in auto. Vai! Spesso quando sono un po' agitato, per sdrammatizzare, faccio il cretino. E spesso faccio il cretino e basta. Comunque, abbiamo iniziato ad ascoltare Gianluca Gallo, preparandoci con delle info sul corso, sulle auto e sugli esercizi. Ma una cosa mi ha colpito enormemente. A quanto pare nel drift conta molto il lato emotivo. Puoi essere forte quanto vuoi, ma se perdi la concentrazione e non riesci a gestire la pressione, le cose si mettono male. Io non sono mai stato competitivo, ma per il drift uno sforzo posso farlo, poco ma sicuro. Io sono severo, rompo il cazzo. Gallo è davvero un bel tipello. Ci ha raccontato di quando, prima di salire sulla sua M3, scambia 2 parole con il proprio avversario per mettergli pressione. Del tipo: hai più cavalli di me, pensa se perdi. Io non so se sarei mai in grado di fare una cosa del genere, ci vogliono i cosiddetti. Ci ha spiegato poi che può sembrare severo, ma è solo per il bene dei suoi aspiranti drifter. In ogni caso ci ha anche raccontato di come sia stressante andare di traverso e avere quello che ti segue che ti spopoffa la turbina nell'orecchio. Sei di traverso e te lo senti vicino, sempre più rumoroso, e pensi: e se sbaglio ci demoliamo entrambi? E se faccio la transizione e lui non arretra, gli demolisco il muso e mi sfonda il retrotreno? E se dopo non riesco a stargli così attaccato come fa lui con me? Bisogna mantenere la concentrazione e non farsi intimidire. E come dice sempre Gallo, a c***o duro. Siamo pronti quindi finalmente per iniziare ad assorbire informazioni come una spugna. Saliamo con Gallo per capire il primo esercizio. La testa, già adesso lo sguardo lo devi spostare, devi già guardare di là. Sì. Piccolo colpo di sterzo, dei gas. Tu non cercare mai di compensare con lo sterzo cosa non dai gas. Ah, ok. Guarda, il gas la fa pensare, guarda. Ma ah, che roba! Papà! Non ci voglio credere, incredibile! Mi hanno dato quindi una BMW per scaldarmi un po' e capire l'esercizio. Ho iniziato a fare dei traversini proprio brutti, che poi pian piano sono diventati un po' meno brutti. Prima di cambiare auto ho fatto un giro con qualche drifter che già da anni fa parte della scuola ed è stato incredibile. E Greta Thunberg ringrazia. Ho posizionato le camere sulla mia auto preferita della giornata, una Nissan 350Z, e da qui è iniziato tutto. Stai largo, destra, sinistra, gas. Guarda il palo, guarda il palo, guarda il palo. Sinistra, gas. Guardate tramite la sua mano come mi fa capire quanto gas dà. Bravo. La salvavi? Sì. Tu basta che rilasci, lei rinizia a grippare. Ok. Impara a sentire, come tu devi ballare con l'auto. Hai visto quando si girano? Sì, tu sì, non sì. Vedi scatti, vedi, è come un trucco di prestigio. Tu le mani continuano a girare in modo fluido. Facciamo il nostro trucco di prestigio. Vai. E allora abbiamo iniziato a fare sul serio. Testa, sinistra, gas.
Bravo! Hai visto? Sei arrivato quasi dall'altro. Se tu la continui a puntare, scivolava in giù. Lo so, ci voglio le palle. Fallo proprio in testa. Una cosa che mi piace molto di questa scuola è che ci sono pochi alunni, cioè siamo tipo 4-5 persone e abbiamo quasi un'auto a testa, si riesce a girare veramente tanto. Guarda lo spazio, spazio. Non ci credo! Hai visto? Ti ho visto! Ti ho solo dato lì, hai visto dove sei arrivato? Porca puttana, ce l'avevamo fatta! È arrivato il momento di provare l'otto, finora il mio nemico maggiore, come avete già visto. E qui adesso non si scherza più. Gas! Ah, cazzo! Tu. Ecco cosa mi manca, il gas! Certo. Allora, devi fare questo più dolce. Ah, adesso ho capito. Non c'era. Gas adesso, gas adesso! Ah, vieni, vieni! Siamo arrivati poi al momento del circuito. Gallo mi mostra come andrebbe fatto e si diverte a mostrare a Tommy le sue skills. E poi toccava a me. Non si può pulire? L'acqua? Speriamo ci sparino un po' d'acqua addosso. No, basta. E dopo aver finito di litigare con i tergicristalli, mi sono stupito davvero di quello che ho fatto al primissimo giro di circuito. Pensavo di sognare. Grazie Gallo, guarda cosa cazzo mi fai fare. Ma cosa è successo? E dopo le prime emozioni abbiamo cominciato a darci dentro. Di brutto. Porca miseria. Qua minchia perde. Cazzo. Minchia grande, oh. Porca puttana. Dai, continua. Andiamo. Che non ti dice stop, vai avanti a sfondare. Adesso. Che bella macchina però. Vabbè, minchia. Fare drift è sicuramente una delle cose più belle che abbia mai fatto, ma avere al proprio fianco un vero amico contento per i tuoi traguardi e che si diverte con te non ha prezzo. Per tutto il resto c'è Mastercard. Traversi, porco c***o! Ma perché qui perde, perché qui è bagnatissimo rispetto a... Ma che cambi, porco Vai, avanti. Che non ci fermano!
Tommy è sicuramente un ottimo motivatore durante il drifting. Credo proprio che dovrà stare sempre in mia compagnia durante queste sessioni. Ripresa! Minchia, l'avevo collegata. Perfetto, maglio. Come piove? Autolavaggio. Vuole che smettiamo? Ma finché non ti ferma, finché non te lo trovi davanti che sbraccia, no. Vai avanti, dai, vai. Ma che bella, ma che bella. Vai, vai, vai. Stringi qua, stringi un po'. Va bene, va bene. Va bene, no. Minchia, va bene però. E poi l'ultimo esercizio, il freno a mano. Frizione. Purtroppo le GoPro hanno finito la batteria e a furia di provare, grazie al freno a mano, sono riuscito a chiuderlo tutto completo. Ma meglio così, almeno posso mostrarvelo nel prossimo episodio, anche perché il percorso cambia sempre e quindi c'è sempre da divertirsi con qualcosa di nuovo. Alla fine abbiamo fatto una specie di gara. Chi perdeva pagava da bere a tutti. Il circuito era al contrario rispetto a quello che ho fatto finora, ma guardate cosa succede quando si è sotto pressione con tutti gli occhi puntati su di te. Vieni che paghi da bere anche tu con loro. Ai, ciao Nico. Vai Nico. Ti sei quattro che paghi da bere. Vai, così la spesa. La spesa si rimette. La giornata qui al Gallo Drifting School è terminata. Se volete entrare nel mondo del drift, comunque almeno provarci, è assolutamente consigliata, proprio alla grandissima. Girate tantissimo, cioè vi lasciano proprio una macchina e ti dicono vai, gira, giri, giri. Ovviamente prima ti dicono come fare, ma quando sei indipendente hai la macchina e vai. E vi posso assicurare che l'unico modo per imparare bene è avere un bravo maestro che sa trasmettervi le cose che lui sa fare e sa correggere i vostri errori e soprattutto continuare a provare. Io sono molto felice di quello che siamo riusciti a fare oggi. Vi ringrazio per essere stati qui oggi con noi. Ci vediamo nel prossimo video sul canale. E se questo era il primo allenamento, non voglio immaginare cosa possa succedere da qui a fine anno. A presto, amici. Let's party in my